Gli italiani ti hanno apprezzato durante il periodo degli anni 80 e 90. Ti reputi un'icona cult di quei tempi? Sono una cult degli anni 80 e 90. Ho avuto la fortuna di essere scoperto dai fratelli Vanzina, Enrico e Carlo, ma prima dal loro padre Stenno. Quale film o programma televisivo secondo te ti ha dato le migliori opportunità artistiche? Direi da tutti i film e personaggi che ho fatto, Drive-In perché ho fatto tanti personaggi, facevo le imitazioni e naturalmente i ragazzi del Terzo C perché lì facevo Aziz e naturalmente no? Cosa puoi dirci del grande e scomparso Guido Micheli? Parlare di Guido è un onore. Guido per me era un amico, un grande amico. You understand? Lui le direbbe. Una cosa che poche persone sanno di Guido è che era un naturale. Lui non seguiva mai i copioni. Voi gli date un copione, lui lo guarda e poi se lo interpreta come voleva. Era un naturale, spontaneo, improvvisatore, però era sempre lì sul punto. Questo era Dogue. Tutte le cose che lui ha inventato, l'ha inventato lui. Recentemente è uscito un tuo libro, puoi fare una descrizione? Il mio libro si chiama The River of Life, il fiume della vita. Beh, parte praticamente da quando ero in Nigeria, poi mi sono trasferito in Inghilterra, poi dove sono cresciuto in Inghilterra e come sono entrato in Accademia di Arte Drammatica, sono finito in Italia. Chi sono i miei amori, il vero Isaac George dietro, le mie emozioni e i miei dolori, non un personaggio che tutti conoscono, ma chi ero e chi sono realmente, con tutte le mie debolezze e le mie fragilità. Una curiosità, Isaac George è il tuo vero nome? Se Isaac George è il mio vero nome, sì, lo è soltanto abbreviato. Isaac Duro Jaye Oshoba George, questo è il mio nome completo. Duro Jaye vuol dire divertiti nella tua vita, rimani e divertiti nella tua vita. Vabbè, io direi che ho fatto proprio quella, mi sono divertito e grazie a voi, voi spettatori, voi tutti italiani che mi avete amato e che mi amate ancora, vi amo tutti, grazie. Bene Isaac, questo è tutto, ti ringraziamo e alla prossima.